Direi che che ho disputato, secondo me, una buona partita, ma tutta la squadra, insomma, oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione, abbiamo voluto vincere a tutti i costi, ci siamo riusciti, con le buone o con le cattive non interessava, l'importante è aver messo quella palla dentro e ci aiuterà questa vittoria, dato che ci dà morale per affrontare domenica una partita difficile, il derby. E quindi, insomma, arriviamo con il morale un po' più alto ad affrontare una partita difficile. E per me è una questione di risultati, dato che comunque le scorse partite abbiamo disputato ottime gare, non raccogliendo punti oppure pochi punti. Allora, questa squadra credo che indipendentemente dai sistemi di gioco, dalle voci, io sono rimasto molto male per le polemiche dopo la SPAL. Noi abbiamo incontrato con una squadra giovane, rinnovata, e anche se ci sono 5-6 giocatori lo scorso anno, ma non, questo in campo non sono tutti, anzi. E tutt'altro, e rinnovata è una squadra che veniva comunque, anche il giro scorso anno venivano da, mi sembra, l'11 aprile che non vincesse una partita, no? E qualcuno anche prima, quindi venivano da problemi psicologici molto, molto importanti, perché comunque si sono fatti sfuggire come società, come squadra, i playoff sul fil di rana, insomma, in una maniera un po' che non sempre tutti gli anni succede, avere 6, 5, 6 punti di vantaggio a 5 giorni dalla fine, credo che sia questo, adesso non ricordo bene. E noi abbiamo giocato contro squadre che lotteranno per vincere il campionato di Serie C1 e che spendono 10 volte quello che spende la Gavisi. E abbiamo giocato alla pari, quindi non credo che la Gavisi ha ampi margini di miglioramento perché lavora. E quindi non ho capito quelle critiche e questa vittoria è ancora più importante proprio perché ci dà possibilità di lavorare meglio. I margini di miglioramento è normale che ci sono sempre quando uno lavora. E sono molto soddisfatto dell'affetto di alcuni dirigenti societari che hanno dimostrato in questo periodo, e senza fare nomi perché non è il mio stile, però loro lo sanno e quindi mi sono stati molto vicino e questo credo che sia per me motivo di orgoglio e di stimolo per lavorare ancora meglio.